Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: spunta la verità sul figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ecco chi sono i suoi veri genitori. Maria De Filippi, pur passando essendo una delle conduttrici che maggiormente passa il suo tempo in televisione, si è sempre dimostrata molto riservata circa la sua vita privata e non ha mai dato troppe spiegazioni in merito al suo matrimonio e all'adozione del figlio Gabriele. L'amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è sbocciato all'improvviso, quando Io conduttore e giornalista era ancora sposato con Marta Flavi. Sebbene quest'ultimo avesse già dei figli nati dai precedenti matrimoni, il desiderio di paternità suo e quello di maternità di Maria De Filippi li ha spinti a desiderare di avere un figlio. Questo figlio, però, non è arrivato naturalmente, ma i due hanno deciso di ricorrere all'adozione, sebbene non si sappiano le cause che li hanno spinti a tentare questa strada. Forti del loro amore e del desiderio di allargare la famiglia, la coppia ha deciso di adottare all'età di 13 anni Gabriele, colui che poi è diventato a tutti gli effetti il primo ed unico figlio della coppia. Chi è Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio? Così come i suoi genitori, anche Gabriele si è sempre dimostrato molto riservato circa la sua vita privata e si è sempre tenuto lontano dalla televisione, a differenza di Maria e Costanzo che negli anni ne hanno fatto la loro professione principale. Di lui si sa poco o niente, se non che è stato adottato dalla coppia nel 1992, all'età di 13 anni e che Maria e Maurizio lo hanno trattato sin da subito come un figlio, nonostante le difficoltà derivanti dall'adozione e dall'età di Gabriele, che si apprestava ad entrare nell'adolescenza. Gabriele di rado si è visto con i suoi genitori, ma di recente è stato fotografato insieme a Maria in occasione dei funerali di Maurizio, durante i quali entrambi si sono mostrati visibilmente emozionati. Anche per quanto riguarda i veri genitori di Gabriele non si sa nulla, se non che lo hanno abbandonato in un orfanotrofio quando aveva solo pochi giorni di vita. Nemmeno Gabriele sembrerebbe conoscere i suoi genitori naturali e non pare nutrire la curiosità di scoprirne l'identità. Per il ragazzo, infatti, i suoi genitori a tutti gli effetti sono Maurizio e Maria che lo hanno accolto e cresciuto come un figlio, senza mai fargli mancare niente in tutti questi anni.